se viviamo, tra virgolette, in vano, entriamo in un meccanismo perverso, un meccanismo che ci permette di rovinarci completamente la vita. Ci permette di rovinarci completamente la vita per il fatto che se non riusciamo a, come dire, a renderci conto del fatto che quello che noi stiamo dando non lo stiamo ricevendo, diventa una sorta di polpetta avvelenata. Cioè, cosa significa diventa una sorta di polpetta avvelenata? Significa che praticamente nel momento in cui noi facciamo delle azioni, diamo energie, diamo coinvolgimento, ci troviamo in una situazione in cui aumenta questo nostro coinvolgimento sempre di più. Perché diciamo che potremmo dire la legge gravitazionale dell'innamoramento è proprio quella che più io dedico energie a qualcuno, e le energie non sono soltanto energie, potremmo dire, di carattere materiale o di tempo impiegato, ma con energie si intende una sorta di spazio interiore, cioè più dedichiamo spazio interiore ad una persona, più tendiamo a coinvolgerci, più tendiamo a, diciamo così, ad innamorarci fondamentalmente. Per capire questo, un libretto, diciamo, che consiglio di leggere alle persone è Il Piccolo Principe. Nel Piccolo Principe questo meccanismo di innamoramento viene descritto in modo preciso. Ad esempio, quando il piccolo principe parla della sua rosa. Questa favoletta racconta appunto di questo, diciamo, di questo piccolo principe che proviene da un altro pianeta, e nel suo pianeta ha tante cose, tra cui una rosa, e lui dedica molta energia a questa rosa perché la cura, la protegge dalle intemperie, l'innaffia, la concima. E nel momento in cui lui vede poi un roseto, gli dico: guarda, qui queste rose sono più belle della tua. Lui dice: no, la mia è la mia rosa, perché io le dedico energie, per cui per me è la mia rosa, non mi importa che le altre apparentemente possono essere più belle, però io sono coinvolto dalla mia rosa, tra virgolette. E quello è quello che succede ogni volta che noi dedichiamo energie a qualcuno. Questo meccanismo è un meccanismo che bisogna imparare a gestire. La gestione di questo meccanismo, comunque, la spiegherò per chi volesse poi approfondire il concetto venerdì 14 ottobre nel seminario gratuito che terrò presso il Centro Educatore della Provvidenza in corso 3013, quindi seminario gratuito alle 20:45 a Torino. Chi vuole partecipare deve soltanto mandarmi un SMS di conferma, insomma, e dove approfondirò anche questo concetto. Scusate il fatto, ma l'interruzione, ma c'è la rete wireless che come al solito fa i capricci. E quindi approfondirò questi concetti per capire appunto che si rischia di entrare in un meccanismo perverso. Il meccanismo perverso qual è? Di iniziare a nutrirsi di tensioni emozionali che possono essere tensioni emozionali che risultano negative. Da un punto di vista logico, infatti, da un punto di vista logico entriamo in sofferenza, entriamo in compulsività, però da un punto di vista invece emotivo, queste tensioni possono essere, diciamo, apprezzate, insomma, dalla nostra sfera emotiva. E quindi cosa succederà? Che la parte emotiva ci farà innamorare ancora di più della sorgente erogatrice di questo tipo di tensioni. E allora, se questo è quello che accade, dobbiamo rendercene conto per tempo. Comunque, perlomeno, dobbiamo rendercene conto, perché nel momento in cui ce ne rendiamo conto, già possiamo innestare meccanismi per rovesciare la frittata, diciamo così, per ribaltare la frittata, per rovesciare la clessidra. E rovesciare la clessidra cosa vuol dire? Beh, intanto vuol dire che la regola è che ogni volta che noi diamo amore a qualcuno che non ce lo restituisce, in qualche modo ci coinvolgiamo sempre di più, e lui o lei riceve amore, noi riceviamo magari indifferenza, magari rifiuto,
magari un senso di inadeguatezza, perché poi altri meccanismi perversi che hanno molte persone che sono autoattributive, cioè quando qualcosa non funziona nelle relazioni sentimentali con una persona, tendono ad attribuirsene la responsabilità. Per cui il ragionamento che appare è veramente un ragionamento distorto, cioè non pensi più quello è uno stronzo, quella è una stronza, ma pensi sono inadeguato, non mi considera perché io sono inadeguato nella relazione con questa persona, non mi merito, diciamo, di ricevere amore perché sono inadeguato. E questa è la cosa peggiore che possa succedere, però il punto di partenza intanto è la consapevolezza, cioè essere consapevoli che questo meccanismo esiste, essere consapevoli che diciamo, farà sì che ci coinvolgeremo ancora di più, ma non provando piacere, bensì andando a provare sofferenza, e quindi dobbiamo imparare ad uscirne fuori, perché se non impariamo ad uscirne fuori, avremo, diciamo, dei problemi fondamentalmente. Che problemi avremo? Avremo problemi legati al fatto che butteremo via il bene più prezioso che come esseri umani abbiamo a disposizione, cioè butteremo via il nostro tempo fondamentalmente. E oltre al nostro tempo, butteremo via le nostre energie, butteremo via il nostro stato interiore, il nostro spazio interiore. E buttando via lo spazio interiore non avremo modo di, diciamo così, utilizzare questo spazio interiore invece in situazioni che potrebbero, in situazioni o persone che potrebbero darci piacere. Saluto Adri che mi sta salutando. E quindi, alla fine avremo soltanto, diciamo, è una situazione nefasta in cui ci troviamo a dover che necessariamente ci dobbiamo poter gestire, perché spesso poi facciamo come gli struzzi, cioè mettiamo la testa sotto la sabbia e vediamo soltanto ciò che vogliamo vedere, cioè vediamo soltanto anche quella briciola, diciamo così, che ci viene data di tanto in tanto, senza guardare le travate, diciamo così, che ci vengono elargite costantemente. Per cui è ovvio che non è detto che succeda subito, bisogna magari dare anche tempo alle persone. Saluto anche Anna Rita che mi segue su YouTube, un saluto speciale a Anna Rita. Ciao Anna Rita. E quindi dobbiamo riuscire a gestire questo nostro coinvolgimento. Il che non vuol dire che poi questa relazione non possa andare a buon fine. Potrà sicuramente andare a buon fine, ma per andare a buon fine dobbiamo, per così dire, giocare ad armi pari. Giocare ad armi pari significa che il livello di coinvolgimento deve essere simile, perché le relazioni non funzionano mai quando c'è un livello di coinvolgimento troppo difforme. Nel bene e nel male, perché se anche l'altra persona fosse troppo coinvolta con noi e noi non fossimo coinvolti con l'altra persona, la relazione difficilmente funzionerebbe perché riceveremo eccessive gratificazioni e queste eccessive gratificazioni che riceviamo, diciamo, fanno sì che non ci coinvolgiamo con questa persona. Per cui sono sempre amori, sono sempre relazioni che viaggiano, diciamo, su binari in cui almeno uno non è coinvolto. E questo capita spesso perché diciamo, ci si trova spesso in situazioni. Quindi un operatore, diciamo, in grado di operare attivamente deve essere in grado di alzare o abbassare eventualmente il proprio livello di coinvolgimento. E ci sono diversi modi per farlo, che spiegherò anche qua nel seminario gratuito che terrò a Torino venerdì 14 ottobre alle 20:45. Presso l'educatore della provvidenza, sala auditorium, corso 3013, iscrizione gratuita, partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria al 333 15 11 703. E quindi stavo dicendo, dobbiamo imparare a gestire il nostro livello di coinvolgimento. Il nostro livello di coinvolgimento dipende semplicemente da quante tensioni facciamo entrare da parte dell'altra persona. E
È proprio un fattore energetico, diciamo così, un fattore fisico, potremmo dire, quantistico. Più tensioni lasciamo che l'altra persona ci eroga, più siamo coinvolti, meno tensioni lasciamo passare, più l'altra persona, più meno ci coinvolgiamo noi nei confronti dell'altra persona. Bisogna quindi, imparare ad avere una valvola emotiva dentro di noi, questa è la capacità, saluto Madi, questa è la capacità, in modo tale da regolare il flusso di tensioni, tensioni che poi sono tra l'altro tensioni negative che ci eroga una persona, perché nel momento in cui noi diamo, facciamo uscire amore e riceviamo il nulla, questo nulla è una tensione negativa però, però è appunto, essendo negativa perché? È negativa perché di fatto ci fa soffrire, perché di fatto non ci dà piacere, perché di fatto ci fa portare avanti una relazione dalla quale riceviamo le briciole fondamentalmente, non riceviamo, non riceviamo piacere, insomma, fondamentalmente. Invece, una volta che impariamo a livellare, allora questa relazione potrà prendere un funzionamento diverso, automaticamente. Potrà prendere un funzionamento diverso perché automaticamente riusciremo a calibrare, diciamo, il flusso energetico da e verso l'altra persona in modo equilibrato. E quindi, anche noi riusciremo a somministrare le stesse tensioni che ci somministra l'altra persona. Quindi il livello di coinvolgimento andrà di pari passo e poi potrà crescere se, diciamo, le cose funzionano o eventualmente potrà anche annullarsi. Ma sia nel caso della crescita sia nel caso dell'annullamento, comunque eviteremo quella sensazione spiacevole di sofferenza, quella situazione spiacevole in cui uno non è, diciamo, allineato con se stesso fondamentalmente, perché la sofferenza si manifesta quando non c'è armonia interiore, quando una parte vorrebbe una cosa e l'altra parte ti fa tenere la cosa opposta, e allora si crea un processo disarmonico fondamentalmente. E ci sono diverse modalità, saluto anche Alessandra, per diciamo riuscire ad ottenere questo. Beh, la prima intanto è, come dire, lavorare sulla propria autostima, lavorare sulla propria autostima diciamo, in casi in cui l'autostima fosse di basso livello è fondamentale, è indispensabile perché, come dire, nel momento in cui noi andiamo a riempire il serbatoio emotivo con l'amore che abbiamo verso noi stessi, con la stima, con la considerazione, con il rispetto, con la dignità che abbiamo verso noi stessi, automaticamente, diciamo, vengono escluse tutte le situazioni in cui al posto di questo magari si trova indifferenza, si trova abbandono, si trova rifiuto. Quindi questo è un modo fondamentale. E nei confronti dell'altra persona potremmo anche andare, volendo, a sviluppare quel pizzico di rabbia, quel pizzico di rancore che ci può aiutare a limitare un po' il coinvolgimento, perché sono due facce opposte. Non sto dicendo che dobbiamo avere rancore, ma dobbiamo utilizzare il rancore che andiamo deliberatamente a produrci per abbattere il livello di coinvolgimento, perché il rancore e il coinvolgimento sono due cose diametralmente opposte. Quando amo non ragiono, quando odio ragiono e molto bene anche. Per cui andando ad abbassare questo, cioè andando a livellare attraverso il rancore prodotto, e per provare il rancore non ci vuole molto, basta che chiudiamo gli occhi e pensiamo a tutte le cose che ci sono state fatte di negativo che ci hanno fatto soffrire, perché una nostra parte questo lo sviluppa rapidamente, insomma, che va subito ad abbassarsi il livello di coinvolgimento. Basta farlo qualche volta, a livello di coinvolgimento naturalmente si abbassa e quando è più o meno livellato, adesso non è che uno si deve mettere lì col calibro, anche perché non è che si può misurare con gli alambicchi, quando è che lo capiamo? Beh, lo capiamo quando, diciamo, non diventiamo indifferenti, ad esempio, all'assenza dell'altra persona. Questo è il modo per capirlo. Quando iniziamo a sviluppare indifferenza, perché di solito quando siamo più coinvolti, vorremmo sempre avere presente l'altra persona. E nel momento in cui ci viene data buca, nel momento in cui sappiamo che magari l'altra persona, che so, esce con un altro o con un'altra, per dire, questo o torna dalla moglie o torna dal marito,
Questo ci genera subito, diciamo, quel pizzico di rancore che invece di covarlo dentro e farlo crescere in modo negativo, dobbiamo semplicemente proiettarlo su chi ce l'ha prodotto. Proiettandolo su chi ce l'ha prodotto, andremo istintivamente, proprio un processo automatico, ad abbassare il livello di coinvolgimento nei confronti di questa persona, fondamentalmente. Abbassando il livello di coinvolgimento nei confronti di questa persona, limiteremo, diciamo, l'amore erogato a questa persona, proprio perché, come dire, gli abbiamo corroso l'amore attraverso il rancore, fondamentalmente. E dobbiamo allinearci con quanto ci viene dato, insomma. In questo caso la relazione avrà sicuramente, diciamo, un esito che potrà essere o di un coinvolgimento graduale, come dicevo prima, o di un decoinvolgimento graduale. Il metodo comunque lo spiegherò bene, meglio, diciamo così, un po' più in dettaglio, entrando bene nel tecnicismo, venerdì 14 ottobre a Torino alle 20:45 presso il Centro Educatore della Provvidenza, ingresso libero e gratuito, però da prenotare al 333 15 11 703. E in questo modo, diciamo, riusciamo a, come dicevo, a ribaltare comunque la situazione e ottimizziamo le possibilità che anche l'altra persona si coinvolga, perché poi le relazioni sono belle quando entrambe le persone sono coinvolte più o meno allo stesso livello. Se ci pensate, è solo questione di coinvolgimento, perché se uno è coinvolto a un livello molto basso, per cui che ne so, una tromba amicizia in cui entrambi sono coinvolti a quel livello lì, ma la relazione funziona alla perfezione. Il problema è quando uno ti dà la tromba amicizia e l'altra o l'altro vorrebbe, che ne so, il matrimonio, per dire. È allora che la relazione genera sofferenza e non funziona. Se invece, come dire, il coinvolgimento è sullo stesso livello, la relazione funziona comunque bene, in qualunque modo si possa esplicare, in qualunque modo si possa esercitare. Se c'è un coinvolgimento elevato da entrambe le persone, la relazione diventa molto bella perché, diciamo, entrambi hanno desiderio di passare tempo assieme, di fare delle cose assieme, entrambi godono nello stare assieme. E quindi, però, anche qua, se invece uno a livello 100, l'altro a livello 20, come dire, di fatto un po' soffrono entrambi, perché quello che è a livello 100 non si sente coinvolto, quindi questa relazione non è che gli dà sta pagamento. Quello che a livello 20 si sente eccessivamente coinvolto, ma non ottiene una mazza, ottiene molto meno di quello che vorrebbe ottenere, per cui, cioè viceversa, insomma. Per cui anche questa persona si sente frustrata fondamentalmente. E in più soffre perché chi è più coinvolto, a differenza di chi è meno coinvolto, soffre. E quindi tutto questo per dire che comunque dobbiamo partire da noi stessi. Non possiamo delegare ad altri, come dire, il nostro piacere. Talvolta possiamo delegare la nostra sofferenza, anzi spesso lo facciamo, proprio in questo tipo di relazione andiamo a delegare agli altri la nostra sofferenza, però il nostro piacere dobbiamo farlo crescere dentro di noi. E poi, una volta che si è innescato questo meccanismo, automaticamente la nostra sfera logico-razionale ci darà, diciamo, una mano, no? Perché per la sfera logica 2 più 2 fa sempre 4, quindi la sfera logica sa perfettamente che sul pianeta siamo in 7 miliardi e che quindi, come dire, se uno ci rifiuta, beh, è una percentuale statistica irrisoria, per cui e sa perfettamente che è un'illusione il credere che quella persona lì sia meglio di tutte le altre. Quindi, come dire, il vecchio detto chiusa una porta serve un portone è comunque valido, però dobbiamo interiorizzarlo, dobbiamo farlo nostro e avere la capacità di gestire questi meccanismi. Questo è per dare questo input, diciamo, che noi possiamo risolvere, ciao Maria Cristina, tranquillamente le nostre questioni affettive quando siamo coinvolti con persone che non ci danno, diciamo, quello che desideriamo e che sono meno coinvolte di noi, fondamentalmente. Non possiamo subito pretendere portare il loro livello di coinvolgimento, farlo crescere, però possiamo abbassare il nostro. Questa è la grande cosa che possiamo fare. Se il tuo non si alza, abbasso il mio. E quindi, nel momento in cui siamo a parità di livello, la relazione prenderà come dire, uno sbocco sicuramente positivo, perlomeno non sarà una relazione improntata sulla sofferenza. Va
Bene, allora do appuntamento a tutti per approfondire questo ed altri concetti venerdì 14 ottobre a Torino presso il Centro Educatore della Provvidenza, corso 3013, ingresso libero e gratuito. Mi raccomando, prenotate lasciando il vostro nominativo al 333 15 11 703. Spero di aver dato qualche input, qualche stimolo di riflessione con queste considerazioni, ma che poi hanno aspetti molto pratici, hanno aspetti pragmatici che possiamo utilizzare proprio nella pratica, nella vita quotidiana, non sono soltanto elucubrazioni teoriche per cui dici chissà di cosa parlerà, sono proprio cose pratiche che hanno un riscontro immediato nella relazione con gli altri, soprattutto quando la relazione non funziona nel modo giusto. Bene, per questo video è tutto, quindi vi do appuntamento a Torino venerdì 14 ottobre. Ciao a tutti!